Il buongiorno di oggi è dalla terrazza di Marina di Cassano, dove vediamo e stiamo aspettando l'arrivo di gran carriera del Royal Clipper, il 5 alberi falso storico che puntualmente arriva qua quasi settimanalmente, ma i suoi approcci nel porto di Sorrento con le 260 persone di crocieristi di lusso su velieri d'epoca vendute sui mercati americani arriva quasi tutti il lunedì. Oggi domenica 12 luglio, giornale sta arrivando di gran carriera, aspettiamo che da fondo, sempre con le vele abbassate, c'è giusto un... no, niente proprio, mai visto con le vele alzate nel Golfo di Napoli. Qualcheduno dice che nel Golfo di Salerno forse in tardo pomeriggio, quindi deve essere uno di quei comandanti che ama correre e non ama il vento. Intanto però la brochure vende ai turisti lussuosi americani e internazionali il viaggio storico nei velieri antichi. Sono finiti sicuramente lontani i tempi in cui Lupini, il comandante dell'Amerigo Vespucci, entrava a Livorno con tutte le vele alzate con la sua imbarcazione. Giornata particolare 12 luglio perché avremo qui sotto di noi il festeggiamento, ma già sono in atto da un po' di tempo, dell'insediamento della Capitaneria di Porto, 150 anni dell'insediamento della Capitaneria di Porto, una strana e particolare capitaneria che non alloggia sul porto come tutte le capitanerie, bensì alloggia nel centro storico cittadino, nonostante i lavori che sono stati fatti giù al porto dove poter ricavare un piccolo localino, ma comunque il comandante con i suoi marinai scende dal centro storico, tra l'altro impossibilitato ad arrivarci con l'auto, insomma, e raggiunge il porto quotidianamente per il suo lavoro. Esattamente in via Santa Margherita, e si raduneranno tutte le vele storiche della vela a tacchia e altri che vogliono partecipare a questa festa, una, chiamiamola una vela longa, una maratona, un percorso da Piano di Sorrento a Vico Equense e Sorrento e ritorno a Piano. Il profilo e la silhouette sempre di Gangarriera lo vediamo dai baffi che sprizza il nostro Royal Clipper, 5 alberi, costruito negli anni 70 da un architetto polacco su imitazione di una imbarcazione tedesca del secolo precedente, il Prosdam. Piccolo, si sta avvicinando, si è allargato di molto. Buongiorno, signori. Buongiorno. Ha un altro sapore il caffè su questa terrazza. È vero? No, parla italiano. Ungarno.